Iniziata l'opera di imbiancamento, imbiancaggio, imbiancazione del nostro giardino e ho iniziato con una mano di bianco. Io non sono assolutamente capace di pitturare le pareti, ma impara l'arte, mettila da parte, quindi adesso ci proviamo. Allora, ho brevettato un importante metodo per pitturare là. Io non mi posso avvicinare, quindi ho preso il telescopico del green screen, ci ho attaccato il pennello e sto pitturando così, con questo metodo che potrebbe essere brevettato e utilizzato da ogni imbianchino del mondo. Segue dimostrazione. Perché usare i manici dei rulli quando ci sono queste cose? Ho finito la parete, quell'angolino là in cima non sono riuscita a farlo, non ci arrivo. Quindi la prima mano di bianco è stata data. Nel frattempo è arrivato Pippi, è la prima volta nel giardino ed è molto agitato. Poi ha visto tutte le gabbie dei topini e quindi è molto curioso. Pippi, cosa c'è? Comunque adesso siamo pronti per la pittura color Bali 3. Giorno 2 della pittura, mi stavo dimenticando di filmare, quindi ne ho già fatto un pezzo. Vi presento ufficialmente il verde, il Logical Garden. Grazie Leroy Merlin per il tuo Bali 3, che è esattamente il verde che cercavamo. Ho già preparato la vernice. E vedete la mia precisione, è arte. Le ragazze stanno giocando allegramente con la loro piscina, sembra la piscina della Barbie. E adesso mi accingo a continuare la parete. È appena arrivato il corriere con il nostro paccone, la nostra gabbia. Adesso è arrivata qua a casa mia, ho il sole negli occhi. E poi la trasportiamo nel giardino, nel set del giardino, non so neanche come definirlo. Se decidete di acquistare questa gabbia, sappiate che avete bisogno di un aiuto per trasportarla, perché è veramente pesante. Cavolini! Acciderboli come pesa! Non ci arrivo in fondo! Forza, spingi! Io volevo arrivarci in fondo, ma per largo non ti passi, per così forse. Tienilo un po' aperto. Ma c'ho così che il scatolo. Ah, fulgono! Nello scatolone no? Ah, grazie! Ciao bambini! Ciao ciao ciao! Arrivata la casa! Gigante! Non so se avete presente il clima caldo umido della foresta pluviale. No spoiler! Nel nostro giardino c'è quel clima. Ma abbiamo il nostro amico ventilatore che, guardate, vi dà un brezzo di aria anche a voi. Salutate, fate ciao. Fate ciao. Siete contenti che arriva la casetta? Arriva la casetta nuova? Sì. Et voilà! Les jeux sont faits! La Torre Eiffel, c'est voilà! Siamo pronti a montare! Ma noi non abbiamo le porte, dove sono le porte? Les jeux non sont faits del tutto! Ti piace il mio francese? Oh, ma che belle maniglie queste! Guardate le porte! Le porte d'ingresso? Del paradiso dei topi! Ora abbiamo anche le porte! Ah sì, abbiamo delle istruzioni molto, molto istruttive! In cui in poche pagine abbiamo la gabbia finita. Nella realtà è così. Instagram Real Life. Cosa facciamo questa sera, mignolo? Tentiamo di conquistare il mondo. Ci dica, cosa dobbiamo montare? Ma secondo me a questo punto guardiamo le istruzioni attentamente e poi piangiamo. Prendere Real Life.
Make sure that you also put your face in words. Esatto. Stiamo per iniziare a montare la gabbia per i nostri ratti. È una Savic e si chiama Sweet Royale 95 Royal, non so da dove venga. È Royale, è Royale. Sicuramente. L'abbiamo presa con l'intento di instaurare all'interno di questa gabbia l'intera colonia. La gabbia l'abbiamo acquistata su Zooplus, che è un sito da cui acquistiamo un sacco di cose. Esatto, si può dire tutto. Infatti abbiamo usufruito anche di uno sconto grazie ai nostri vecchi acquisti. Gira la ruota. Oh yeah yeah. Guarda, solo se pensassi un pochino meno potremmo fare, potremmo farti poi il lettino. Non credo stia funzionando. Proviamo nel lato teso. Cappotti, quelli c'è problema. Pittiamo. Ce l'ho. Ora tienilo con molta attenzione. Beh, direi che è molto dritto. What the fuck? Com'è possibile che sia così storto? E mi vorrebbe da aggiungere Deo Grazia. Stiamo tirando le ultime viti. Se comprate questa gabbia non tirate subito tutte le viti. Ancora meglio sarebbe fatevela montata. Sì, sarebbe il massimo. La struttura della gabbia è a posto. Ve la farò vedere per intero, dall'alto verso il basso. È alta come me. È un pochino meno di 1,60 m perché l'aria avanza pure un cicinino. Ma io sono 1,61 m, Non avanza pure, sono un centimetro. Ma ho le scarpe alte. Ah beh, hai i tacchi, guardate i trampoli. Questa è la faccia dell'Ilaria che sta arrabbiando. Voi non la conoscete bene, ma io sì. E so, anche se non mi sta guardando, che quella è la faccia dell'Ilaria che si sta arrabbiando. Perché non riesce. I buchi della scala sono qua. E non riesce in quel senso. Sono lì. Questa è l'Ilaria un pochino meno arrabbiata. Ma un po' scocciata dal fatto che ci sono delle istruzioni di merda. Ah, noi l'abbiamo montata tutta al contrario. Non importa, va bene. Questo andava così. Sotto? No, tutto andava, cioè guarda dove andava il buco andava lì e tutto un po'. Va benissimo, bella, ragazze. Consigliatissima, montata, già montata. È bellissima questa gabbia e devo dire che anche per il prezzo ci sta. Però, regà, rifate le istruzioni, cioè sono terrifiche. Noi non siamo il mastro montaggio, però io mi sono sempre montata tutti i mobili da sola. Ho montato la gabbia dei pappagalli, che è una cosa molto più difficile. Vabbè, io sono molto soddisfatta comunque. Tu sei soddisfatta? Sì, sono molto soddisfatta, ci sto dentro anch'io. Sì, più o meno l'altezza che... Beh, io dormo sopra però, per sicurezza. Una piccola parte di giardino è completata. Ora cercheremo di arredarla in una qualche maniera e vi facciamo vedere il risultato finale. Siamo pronti? Uno è già in casa. Tu non vai in casa? Yeah. E poi lo vendiamo? Uno è andata. Andiamo? Guarda cosa c'è qua. Dai, cupcake. No, schifo! Dio, che schifo! Ora Salem. Salem è super esaltato. Dai. Dove siete? Cos'è questa cosa bellissima? Stanno già meditando per distruggere. Cos'è che vuoi rompere? Cosa volete rompere? Ditemi. Cos'è che volete rompere? Ditemi un po' com'è. Fate un po' un saluto. Un saluto con due L. Un saluto.